Si parte. Si parte. Si parte. Partimo. Partimo. Prima di cominciare vorrei ringraziare velocemente tutti quelli che mi hanno aiutato a realizzare questo video. Grazie di cuore davvero. Ebbene sì, siamo a Spinazzola, un comune italiano di 6703 abitanti, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia. È il paese del Papa Innocenzo XII. A Spinazzola si conservano alcuni resti di una cinta muraria medievale, il primo ospedale templare in Puglia e i resti del castello Gragnone. Insomma, oggi si gioca in casa e il viaggio sarà abbastanza lungo, quindi mettetevi comodi ragazzi, perché si parte! Ok ragazzi, visto che questa è una puntata speciale, abbiamo deciso di assaggiare dei piatti speciali in un posto speciale. Eccoci qui, Borgo Saraceno. Già lo so che avete l'acquolina in bocca. Ragazzi, vi posso garantire che questo locale non vi deluderà. La tradizione qui è la chiave di tutto. Siamo stati accolti da Carmine, il titolare del locale. Ci siamo subito accomodati e atteso con gioia l'arrivo dei piatti. E tralasciando queste piccole chicche riguardo la sanità mentale mia e quella di Filippo, si parte con i piatti. Siamo subito partiti con un antipasto misto, una burratina con fungo champignon ripieno e melanzane alla pizzaiola e vari involtini di zucchina. Gli antipasti sono continuati con prodotti puramente tipici, di cui funghi cardoncelli, polpette di lampagioni e vari tipi di formaggi. Ecco, ci siamo! Sono arrivati gli stracinati di grano arso con pomodorini freschi e ricotta. Filippo, come? Stupendo! Finalmente sono arrivate! Le buonissime orecchiette con funghi e salsiccia. Ragazzi, l'unione di orecchiette, salsiccia e funghi è qualcosa di meraviglioso. Ottimo! Ed infine la buonissima salsiccia tipica alla brace. Ragazzi, questa è la salsiccia a punta di coltello più buona che io abbia mai assaggiato. E ora tutti quanti diranno, siccome il tuo paese è la salsiccia più buona. No raga, vi posso garantire che è davvero buonissima. Borgo Saraceno vi aspetta, venite a provarla. E per finire, una buonissima torta al rum, ripiena di ricotta e accompagnata da una crema di pistacchio e pan di Spagna. Nulla da dire ragazzi, promosso a pieni voti, Borgo Antico vi aspetta. Come promesso, il viaggio continua ragazzi, c'è molto molto da visitare, quindi diamoci da fare. Ragazzi, tutto questo è incredibile, che voi ci crediate o no, questa quercia ha più di 600 anni e si trova nel comune di Spinazzola. Ragazzi, vi assicuro che è una cosa stranissima sentirsi così piccoli ed impotenti dinanzi a questo spettacolo della natura. Ma non vi preoccupate, il viaggio è continuato il giorno successivo. Ci siamo recati a Villa Romana. I resti di questa villa romana risalgono a ben 2100 anni fa. Beh ragazzi, non ho nulla da dire.
sono stupito anch'io. E per finire le ultime due tappe, e cioè Fontana di San Francesco e Torretta nel Bosco. E nulla ragazzi, godetevi questo panorama. Questo speciale di Spinazzola termina qui. Io e il mio amico ci siamo divertiti un casino e abbiamo scoperto nuovi posti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace o iscrivetevi al canale. Come sempre vi ricordo di inviarci tutte le foto, sia dei vostri borghi preferiti che dei vostri piatti. Noi le vedremo e molto probabilmente verremo a trovarvi. Dopo questo piccolo grande viaggio abbiamo capito che questo paese ha ancora tanto da dare. Quindi tutti insieme potremo farcela, ragazzi. Dopotutto il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Noi ci vediamo al prossimo Mordi e Fuggi. Ciao ragazzi!